Roberto Maroni, due volte ministro dell'Interno, prima nel 94 e poi dal 2008 al 2011, 3 anni importantissimi nella lotta alla mafia. Quali sono state le misure più importanti che avete preso in quegli anni? Due in particolare, la caccia e la cattura dei latitanti più pericolosi. C'era un elenco dei latitanti più pericolosi, dei 30 latitanti più pericolosi. Abbiamo svolto un'attività di grande collaborazione con la magistratura e dopo 3 anni di questi 30, 28 erano finiti in carcere, quindi cose mai viste. E il secondo è l'aggressione ai patrimoni. Abbiamo modificato le leggi, abbiamo utilizzato i beni sequestrati senza aspettare la confisca che viene dopo anni, comprese le risorse che erano depositate nelle banche e aumentando del 400% il valore dei beni sequestrati, e che è un doppio vantaggio. Uno, che lo Stato può utilizzare questi beni, e secondo, due, che il messaggio che dai ai mafiosi è che ti porto via le cose, ti porto via la tua ricchezza, e questo mette in crisi la struttura della mafia e dell''ndrangheta. Lei da uomo del Nord, come ha vissuto l'inizio di questa sua avventura antimafia? Beh, proprio perché ero considerato un uomo del Nord che vedeva non con grande favore il Sud, mi sono impegnato il doppio di quello che normalmente avrebbe fatto un qualsiasi ministro nel Sud, e per esempio abbiamo inventato il cosiddetto modello Caserta, che non è il modello Bergamo o Torino o Belluno, il modello Caserta. Abbiamo usato il plurale perché è stato un lavoro di squadra. Al Viminale siamo andati 13 volte a Caserta a fare incontri con le forze dell'ordine e con la magistratura per scambiarci le informazioni e per organizzare le azioni di aggressione ai mafiosi, ai latitanti e ai patrimoni, ed è stato un modello di grande successo che poi abbiamo esportato anche in altri posti, a Bari, a Reggio Calabria, a Palermo. Abbiamo creato poi l'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, e la sede l'avevo fatta a Reggio Calabria, non a Milano, a Reggio Calabria, per dare proprio un segnale che lo Stato c'è ed è presente sul territorio. Grazie.